sono nelle zone con più petrolio e gas naturali. Buona parte di questi gas, di questo petrolio, è in concessione tuttora statunitense. Se vi ricordate l'ultimo grosso disastro che era accaduto della trice del British Petroleum, della BP, che era nel Golfo del Messico, quello che ha fatto la distruzione, no? Che ci hanno messo per chiuderlo, senza chiuderlo, eccetera. Per dire, quello che ha distrutto buona parte della flora e della fauna del Golfo del Messico, ed è arrivato fino alle coste messicane, quello è della BP, cioè tutti molti degli interessi delle risorse naturali vengono vendute agli statunitensi. Non viene sviluppata un'industria, le industrie principali in Messico tuttora sono le cosiddette maglie d'oras, che sono tutte sul confine tra Stati Uniti e Messico, cioè dei posti, delle robe gigantesche di chilometri in cui si producono, cioè si assemblano più che si producono torri TV, videocamere, tecnologia principalmente, macchine, in cui non c'è legge, nel senso sfruttamento totale, addirittura erano famose alcune perché, essendo di proprietà di aziende sudcoreane, come per esempio la Samsung e alcune di aziende giapponesi tipo la Toyota, eccetera, erano famose perché c'era, si intonava la bandiera della Corea sopra, e tu entravi e nel tuo posto di lavoro c'era, trovi posto di lavoro grosso così, no? In cui ti assembli cose. Con lo specchietto davanti, con il decalogo, guardati allo specchio e sorridi mentre lavori, la mattina l'inno giapponese cantato, cioè cose di questo genere, no? Perché la mancanza di diritti è la situazione. Per esempio, adesso le principali industrie sono in quella zona lì e sono più o meno industrie di questo tipo, quindi Messico in questi 80 passanti di governo del PRI non ha sviluppato nessun tipo di industria, eccetera, eccetera. Quindi la situazione del Messico è questa. Dopodiché cosa succede? Veniamo ai giorni nostri, che forse è un po' più interessante. Comunque potete fare i figli al prossimo anno, che un po' dice qualcosa di simile, che so, sta la rivoluzione messicana. Qui dicevo, giorni nostri, succede che nel 1984, più specificatamente il 17 novembre del 1984, in Messico nasce nelle montagne del sud-est messicano, del Chiapas.